7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. You'll never have the sacred stone. Oh, this you crazy mother. Ciao a tutti e benvenuti al canale Unbox Eccetto, sono Jason, sono qua oggi con un altro video. Oggi abbiamo una recensione e unboxing di un anti-furto con allarme per biciclette e moto. Ma non solo, siccome questo anti-furto è talmente piccolo, potete mettere dove volete, su una porta, su una finestra, su una valigia, dove volete, per molto piccolo si può mettere dove volete. Comunque io ho preso questo antifurto qua per utilizzare su una porta giù in cantina, perché la bicicletta che avete visto all'inizio di questo video non c'è più, sono entrato in cantina da me e l'ha portato via, è scassato la porta e l'ha portato via la bicicletta. Infatti questa qua volevo montare all'interno della porta come antifurto. Allora, questo è uno di quei prodotti cinesi, fatto da una ditta cinese, cioè fatto scritto Made in China, che questa ditta cinese fa questo prodotto, poi va venduto a tanti altri venditori. Infatti se andate su Amazon c'è una ventina di venditori che vendono lo stesso prodotto. È uno di quei prodotti generici, magari da vendere una scatola che esce dalla ditta in Cina e così, allora mettono una nuova scatola, mettono un adesivo sopra dicendo che è il loro prodotto, invece viene tutta la stessa parte. Infatti loro hanno messo solo un adesivo con un codice bar dietro, tutto qua. Infatti le link, lascerò qualche link sotto, magari non dal venditore dove ho preso questo, perché ho trovato anche a meno, magari anche su altri siti, tipo Banggood, AliExpress, questi siti qua dove pagate anche di meno. Come ho detto prima, questo è un antifurto con allarme, ha un potenza di suono di 113 dB con un volume regolabile a 3 livelli. Abbiamo 7 livelli di sensibilità, impermeabile IP55N, distanza di funzione con il telecomando è di 20 metri. Apriamo la scatola e ti faccio vedere cosa c'è compreso. La scatola è questa, come ho detto, molto generico, c'è un po' di informazione e basta. Non c'è anche il nome del prodotto, basta. Vabbè. Qua dentro la scatola abbiamo un libricino di istruzione. È tutto scritto in inglese, ma è molto facile capire come funziona. Qua abbiamo un telecomando. Questo è l'antifurto con allarme. Come vedete è molto piccolo. Dentro la confezione abbiamo due birosive per attaccare dietro, dove ci sono queste triangoline, così potete mettere su una porta, su una finestra, dove volete. Abbiamo questo triangolino per aprire il telecomando se devi cambiare la batteria. Abbiamo una fascetta in plastica, se vai ai cinesi ti la danno 100 così. E una cacciavite.
aprire questa parte qua, c'è una vitina qua per cambiare la batteria. Sì, te lo raccomando, anche l'antifuoco vengono già con le batterie installate dentro, se non c'è da fare niente, sono già pronto uso quando vengo a casa. Adesso magari adesso faccio partire un breve video di 30 secondi, perché questo antifoto ha un tempo di va avanti a suonare per 30 secondi e poi si risetta. È pronto a suonare un'altra volta. Infatti adesso faccio partire questo video, così potete vedere in azione come funziona da vicino. Perché se adesso sono in casa, se la faccio suonare di domenica pomeriggio, vengono a bussare i vicini di casa. Allora, facciamo partire questo video e ci vediamo dopo. Ok, avete visto il video, avete saltato la prossima parte di questo video. Comunque, avete visto come funziona. Praticamente ci sono le pulsanti qua sopra. Questo qua è cerchio, è per accendere l'allarme. Quello sotto è per spegnere l'allarme. Poi, quella centrale è per utilizzare su una bicicletta. Praticamente questo una specie di fulmine qua va prima va installato questo allarme sulla bicicletta e va calibrato, diciamo. Poi quando accendo con questo pulsante qua è una specie di chiama aiuto, diciamo. Se cade la bicicletta, questo inizia a suonare. Io l'ho provato un po', ma non mi interessava più di tanto questo funziona, ma se volete avere anche questa possibilità, si monta sulla bicicletta, si fa la calibrazione che ci è spiegato nell'istruzione, se cade la bicicletta ti fai male, inizia a suonare, è una cosa in più. Poi l'ultimo pulsante con la campanella è per cercare la bicicletta, non so se sapete dove è la macchina, la bicicletta, la moto, dove l'ha parcheggiata, schiacci queste qua in basso. Potete cercare la bicicletta. Si può abbinare fino a 8 telecomandi a questo antifurto, diciamo, con allarme. Lascerò pochi link sotto di queste telecomande. Se compro di un altro venditore, o lo stesso venditore dove l'ho preso queste, dovrebbero funzionare tutti. Magari ti consiglio di comprare già la confezione con 2-3 telecomandi compresi. Se ti interessa avere più telecomandi, non mi interessava, ho preso quella singolo, diciamo. Le telecomande costano tra 14 e 23 euro uno, anche là adesso metterò pochi link sotto, magari lo trovate anche a meno. Niente, come avete visto le prove all'inizio di questo video con la bicicletta, anche la prova giù in giardino funziona abbastanza bene, suona abbastanza, suona abbastanza potente, secondo me un po' che ladro se la sente suonare scappa subito. Per me è un ottimo prodotto, tutto fatto in plastica ma fa sul lavoro. Così vedete da vicino. E niente. Tutto qua. Come detto non lo faccio suonare in casa perché è domenica pomeriggio, avete già visto dalla prova. Se volete faccio la prova giusto per accenderla. Adesso con la suono là devo dire che è già pronto a suonare. Se io adesso lo spengo. Se toccava un'altra volta iniziava a suonare. Comunque avete visto il video di prima. Comunque, se
se hai trovato questo video utile, metti mi piace, iscriviti al canale, attivi le notifiche, così ho visto tanta gente iscrivere al canale e non vanno a vedere i video. Preferisco non iscrivete a questo canale se non andate a vedere i video, che non ha senso. Non mi fa crescere il canale, non riesco a fare altri video come questi. Vabbè, niente, se hai trovato utile, metti mi piace, attivi le notifiche e poi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!